Tutto ebbe inizio su questa spiaggia un anno fa. Eugene, devi tornare indietro. Indietro! Devi tornare indietro. Eugene, svegliati. Svegliati! È inutile, non ci riesco, non ci riesco! Provi ancora. Ho riempito interi quaderni. Sono mesi che provo a fare la mia firma, ma non ci riesco. Devo uscire da questo incubo e ritrovare me stesso. Scusi, è in vendita questa cassetta per pittura? Certamente. Quanto vuole? Mi dia 30 euro. 30? Mi costerebbe meno nuova.
Ma questa è stata usata da un grande pittore del Novecento. E chi era? Non lo so, però viene senz'altro da Parigi. Da Parigi? La prendo. Detto che viene dalla Francia, a chi sarà appartenuta? Renoir, Manet, Volloton, Lautrec, Degas, Valadon. Allora, ci sei riuscito? Niente. Neppure oggi non sono riuscito a dipingere niente. Neppure a disegnare. Linda, è un mese che siamo qui a Parigi e non riesco a ritrovare me stesso. Sono come un tenore senza voce o un poeta senza parole. Guardo la tela e non riesco a disegnarci niente. Devi tentare ancora. Linda, per te è facile
dire devi tentare, ma io non riesco più ad attraversare quell'invisibile muro che mi separa tra ciò che vedo e ciò che è. I dottori hanno detto che ci vuole pazienza. Hai già fatto grossi passi avanti. Non devi arrenderti. Tu sei giovane, ma io non ho più tempo, lo capisci? Comincia a mancarmi la volontà. Sono come un vuoto a perdere. Sono morto per 20 minuti. E in quell'esperienza di premorte, al contrario di ciò che si crede, la mia mente era viva, era attiva. Mi vedevo qui a Parigi, insieme ai pittori del primo Novecento, a dipingere insieme a loro. Li vedevo, li toccavo, mi sentivo amato. Ho vissuto una nuova vita. Vedi, Linda, tutto quello che dicono sull'aldilà, al di qua, sono tutte storie. Noi siamo vivi e siamo morti nello stesso tempo. Solo chi è tornato indietro lo può sapere. Prova ancora! Ma sì, hai ragione. Domani ritorno in giro per Montmartre, con tela e colori. In fondo, sono ancora vivo. Chissà se riuscirò a tornare l'artista di una volta.
L'arte non è ciò che vedi, ma quello che fai vedere agli altri. Perché non sono rimasto nell'altra dimensione? Lì ero felice. Povero Eugene, vedo che anche oggi non sei riuscito a dipingere. Non sono riuscito a dipingere, ma la giornata non è andata sprecata. In un negozietto del quartiere latino, guarda che cosa ho trovato. Non dirmi che... Sì, è lui, il generale Caulaincourt. Sono 40 anni che lo cerco. Ora finalmente l'ho trovato. Era l'unico pezzo che mancava alla mia collezione. Ho realizzato il sogno di quando ero bambino. Vedrai che anche l'altro sogno si realizzerà. Parigi è magica. Ti farà guarire. O impazzire. Anche oggi il sintomo delle immagini del passato mi ha preso mentre stavo per dipingere. Mi spaventa tutto questo, ma nello stesso tempo mi piace vedere quelle immagini. Forse le avrai viste in alcune foto e ti tornano alla mente. No, non le ho mai viste. È come se la mia mente regredisse nel tempo. Thank you.
Anch'io una sera scesi in riva alla Senna e parlai alle acque, alle sole, nere acque, per dire qui termina un giorno. Lì sentii la vita cambiare, perché come l'acqua del fiume non è mai la stessa. Perché vivere è forse solo un fluire. Eugene, sei tornato. Cominciavo a preoccuparmi. Va tutto bene. Dormi. Dormi. Vedo continuamente immagini d'altri tempi. E questo accade proprio a me. Perché? Ho paura. Thank you.
Farla finita è l'unica soluzione. Eugene! Che cosa farò della mia vita? Fino a 7 mesi fa ero un pittore apprezzato, ma ora non sono più niente, niente. Non so fare altro, solo dipingere. Non è questo il modo di risolvere il problema. E questo basco? È di quell'uomo che mi appare e mi segue per tutta Parigi. Sarà una tua fantasia. No, è reale. Questo basco ne è la prova. Magari lo ha perso qualcuno. Non mi credi? Credi che abbia delle allucinazioni? Questo è l'apporto di una presenza. Ci vuole tempo per guarire. I medici te l'avevano detto che potevi soffrire di stati confusionali, perdita dell'orientamento, allucinazioni. Quell'uomo è Maurice Sutrillo. Ora lo so. Maurice Sutrillo. Maurice Sutrillo. Valadon. Sutrillo. Questo è il suo basco. Ma come può essere? Sutrillo è morto da 60 anni. Sarà un sosia. Credi che stia impazzendo? È Sutrillo! Non ho dubbi! Sutrillo! O la sua entità. Attento, Eugene. Creare un transfert con un'entità può essere pericoloso. Non sai dove finisce lui e dove cominci tu. Thank you.
così, dopo aver camminato giorni e giorni per tutta la città, alla ricerca di un soggetto, un mattino arrivai all'escalier di Rue Muller e lì vidi... È lui! Sono sicuro! È lui! Maurice, devi venire al funerale di tua madre. Mi senti, Maurice? Vattene, non voglio vedere nessuno, lasciatemi solo. Devi venire. Che cosa penserà la gente? Non mi importa niente della gente. Vattene. Non c'è più. Mia madre. Non c'è più. Se n'è andata. Chi mi salverà dal mondo? Tu eri tutto. Madre, casa, nutrice e innamorata. Eri generoso candore. Sono stato il ragazzo senza padre della Rue Courtois e lei è stata anche mio padre, la terribile Maria, come diceva Degas. Ma cosa aveva di così terribile mia madre? Era solo amore. Perché non ho seguito i tuoi consigli sinceri? Mi lasciai trascinare sulla via del vizio, insensibilmente, con la frequentazione di figure immonde e lubriche che fecero di me rosaio un po' appassito, un ripugnante ubriaco, oggetto del disprezzo della gente. Da oggi solo il ricordo di te mi terrà in vita. Il bianco dei muri, che sembra il vestito di un vecchio Pierrot, è il mio vestito. Io vorrei incollare sui quadri cose vere, foglie, erbe, grattare la calce dai muri, dare ai colori la verità cruda che vedono i miei occhi. Dammi questa bottiglia. No, dammela! Maurice, ascolta. Noi un giorno ce ne andremo, partiremo per vedere nuovi paesaggi, nuove città. Creeremo nuovi colori, nuove forme, ma tu ora devi migliorare la tua arte. Vai nell'atelier di Degas. Io non voglio andare da nessuno. Come maestro, mi avevi promesso di smettere con il vino. La colpa non è mia, se sono così. Thank you.
di me! Tutti contro di me! Ah, tutti contro di me! Tutti contro di me! Ma cosa fai? È pazzo! Prendetelo! Prendetelo! Sempre da capo, scosceso è il dirupo da questa stanza al cancello d'uscita, e solo dopo averlo superato uno lo sa. Una sola cosa posso fare, senza scomodare questi critici, che di me se ne fregano e che parlano continuamente di ismi e di luoghi comuni su Gauguin e su Van Gogh. Una sola cosa posso fare, farmi amare dalla gente, se non come uomo, almeno come artista. Bambino mio, so che non posso rimproverarti per questa tua fragilità, per questa tua malinconia. Troppo ti ho fatto soffrire durante la tua fanciullezza, abbandonandoti alla strada. Alla strada, con le sue case bianche, i suoi marciapiedi luccicanti e i suoi pericoli. Era lì il mio posto. È sempre stato lì. No. Il tuo posto era accanto a me, ma l'ho capito troppo tardi. Ma tu lo hai capito. Mi hai dato quest'arte. Mi hai ridato la vita. Non so neppure di chi sei figlio. Di Renoir, di Degas, di Duchavent. Sono figlio d'arte. Di tutti loro. Ma soltanto Miguel Utrillo ti volle come figlio e ti diede il suo cognome. Renoir, quando andai da lui e gli dissi «Questo è tuo figlio», mi rispose «Non può essere mio, ha un colore terribile». Allora andai da Degas, mi rispose «Non può essere mio, ha una forma orribile». Ma che importava? Tu
eri solo lì. Vivevo a 20 anni, nella magica Montmartre, giovane etereo dai puri sentimenti, male in arnese, dipingevo tutto il giorno, perché bevevo ardentemente, ma era il mio unico, vago sostegno e gradito ornamento. Avevo un cuore puro e innocente, non davo fastidio, anche se indecente diventavo all'improvviso, se la folla furibonda mi gridava «Ecco il pazzo!». Ma forse aveva ragione la gente, perché un ubriaco spesso offende. Era una mia poesia questa. Ne ho scritte molte, sui fogli e sui quadri. Così cominciò il tuo soliloquio. Così cominciarono le ubriacature, le vomitate e le bastonate. Ma così cominciò anche la tua arte. Il viaggio di un uomo simbolo, nel suo spazio sempre uguale. Io, vedi, dipingo sempre queste strade, queste piazze, queste case, dalle finestre chiuse, perché voglio che tutto rimanga nel silenzio, come in un sogno. Tu sei la pittrice dei volti e delle figure, dei fiori e dei gatti. Io il pittore delle case e dei silenzi. È vicina e lontana la nostra arte. E tu volteggiasti il fioretto pennello sulla tela, le setole intrisero i colori più svariati e poi si poggiarono sul rettangolo bianco. Il fioretto pennello profanò il bianco alla ricerca dell'arcobaleno. Le setole scomparvero e riapparvero sulla tavolozza. Nacque la città dipinta finché i tuoi occhi si levarono al di sopra del rettangolo colorato per vedere il reale. Ma perché, figlio mio, ora copi da queste cartoline? Io non copio! Io a questi poveri pezzi di carta do la vita e in quel momento non sono più qui, ma in quella strada. Io, vedi, esco poco da questa villa al Visinè. E l'unico modo per dipingere le strade e le piazze che amo sono queste cartoline. Ne ho conosciuti di artisti. Ho visto molti di loro fare delle proprie pitture delle cartoline. Solo tu riesci a fare il contrario. Inseguire la bellezza è il sogno di ogni artista. Io inseguo la bellezza dell'anima, che è più importante di quella del corpo. Da queste parole traspare la tua purezza. Le parole sono ingannevoli. Ma io le capisco. Solo tu riesci a farlo. Anche altri un giorno capiranno. Forse un'altra donna che ti amerà. Le donne sono eternamente fuori prospettiva. Non riesco a guardarle in faccia. E il sesso è uno strumento con cui mercanteggiano il loro amore. E spesso
attirano giovani sani di mente e di corpo tra le loro braccia, infiammandoli di un barlume infernale di lussuria. Preferisco stare ubriaco e piagnucoloso tra le braccia di una puttana. Certo che il suo sentimento più laido è paragonabile al sentimento più nobile delle donne per bene che mi circondano. Bibbia pastorale. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Dal giorno in cui trovai quella Bibbia dimenticata da qualcuno, chiesi di essere battezzato e cresimato. Oltre al vino e alla pittura, avevo trovato qualcos'altro di immutevolmente puro. La fiamma della fede, così, si era aperta a un passaggio nel mio cuore. Io sono pronta, vado al funerale. Tu cosa fai? Mi senti, Maurice? Vai pure. Io resto qui, con mia madre. Con tua madre? Ma tua madre è morta, Maurice! No! Mia madre è viva! Viva, viva! Mia moglie non capisce. Io e te, Suzanne, siamo sempre stati uniti. Siamo una sola cosa. Sì, mi portò via da Montmartre per difendermi. Ma io qui, in questa villa, mi sento prigioniero. Invece, sulla Butte, ero libero, libero! Ma tu sei ancora libero. Lo vedo dai tuoi quadri. Lì c'è la tua vita. Rue Lepic, Rue Saint-Vincent, Rue Cortot. La nostra, Montmartre. Rannicchiata nelle sue strade. Una vecchia puttana che sta andando verso la follia. Per questo, ora la dipingo a memoria. Ma senza di te, Montmartre non sarà più la stessa. Il mio bambino,
pittore di case solitarie, è sempre lì, nella via, un ragazzo di strada che aspetta l'alba. Non andartene, non andartene. Devo ancora parlarti. Lo hai detto tu, che le parole sono ingannevoli. Ma ricorda, non per ambizione. Ho disegnato sui fogli per notti silenziose, al lume di una candela. Non per la gloria di effimeri momenti, ho inseguito il sogno di un'arte femminile. Ho cercato il mio riscatto personale, ma per la sola gioia del mio cuore. Non per pane o ambizione, ma per la sola gioia del mio cuore. Anch'io ho sempre eseguito la mia arte per questo, ma anche per la gioia del tuo cuore, per te, sulla isola nel mare della mia follia. Fino a che potrò, coglierò il fiore dell'arte. Coglierò il fiore dell'arte. Perché so che da oggi questo grande vuoto che mi hai lasciato non potrà più essere saltato con una capriola. È inutile che tu cerchi la Parigi dei miei quadri. Non esiste più. Era la città del mio tempo. Ora è cambiata. Tu devi dipingere la Parigi di oggi, con il suo caos, le sue luci, le sue contraddizioni, e trovare ora la sua bellezza. Maurice, quando ero lontano dal mondo, ho visto tua madre. Mi ha detto che è sempre stata accanto. A te. Se racconto a Linda quello che mi è accaduto oggi, mi prende per matto. Ma forse ha ragione quell'uomo, chiunque egli sia. Qui c'era la Savoyard. La vedo com'era. Ed ora è così. Thank you.
Eugene, sono qui. Tu non esisti. Sei un'entità. Il mio corpo non esiste più, ma la mia anima continua a vagare per le strade di Montmartre. Perché sei apparsa proprio a me? Tu avevi bisogno di aiuto. E un'anima ha bisogno di un corpo per vivere. E la mia era vicina nel luogo e nel tempo, la sola che potesse raggiungerti. Ma insomma, cosa vuoi? Tu hai qualcosa che mi appartiene. E la rivoglio. Poi sparirò per sempre. Io non ho niente di tuo. Quella cassetta con cui hai tentato di dipingere per tutta Parigi è mia. Mi fu rubata mentre ero ubriaco. La rivoglio. Non ti serve più. Ormai la sua missione è finita. La sua missione. Vuoi dirmi che non è stato un caso trovare questa cassetta? Sei libero di pensare quello che vuoi, ma questa cassetta deve ricongiungersi con la mia anima. Io posso anche ridartela, ma non so. Domani vai a dipingere sul lungo Senna, vicino a Pont Neuf. Troverai altri oggetti che appartennero alla mia arte. Devi solo lasciarla lì. Ma io non so più dipingere. La mia vita si è fermata un anno fa. Questo lo credi tu? Allora perché sarei qui? Abbi fede, come ne ebbi io. Mi tremavano le mani. L'alcol mi distruggeva la mente. Eppure riuscii a diventare un pittore e a fare amare i miei quadri. Tu pensa a domani. Vedrai, qualcosa accadrà. Ieri era il mio compleanno. Non me lo sono neppure ricordato. E nemmeno tu. Scusami, è che sono così distratta in questi giorni. Avrei dovuto ricordarlo. Ci conoscemmo proprio in quel giorno, 10 anni fa. Eri ancora una studentessa. Fu al Gianicolo, alla Quercia del Tasso. Mi era accorta che disegnavi, ma non pensavo. Poi tu ti avvicinassi e mi dicesti: ecco, questo è per lei, signorina. Era il mio ritratto. Non importa. Lo festeggeremo un'altra volta. In fondo, è solo una data.
Linda, come va con il lavoro? Questa traduzione è difficile. Io ora esco, vado a dipingere. Sì, vai a dipingere. E tu che fai? Resti in casa? Hai tolto la barba? Sì, credo di essere guarito. Sento che oggi sarà un nuovo inizio. Caro, finalmente! La vita spesso ti abbatte e schiaccia l'anima, ma l'arte ti ricorda che ne hai una.